Cari amici di Arcade Story, oggi vi facciamo vedere insieme al nostro carissimo amico Federico di RetroBit Lab, l'appassionato dei computer retro game e console. Vi facciamo vedere e vi raccontiamo la storia e vi invitiamo a Vicenza al V-Comics sabato e domenica 21 e 22 per giocare a Chiller. E non solo, della Exidy. E non solo, perché ci sono là, stiamo sistemando un po' di cose. Sì, oggi ci siamo dati un bel po' da fare. Un attimino. Ma che gioco è Chiller? Chiller è un bellissimo gioco del 1986 dell'Exidy. La particolarità di questo gioco è l'estrema violenza gratuita presente Altro che GTA. in tantissimi. No, assolutamente. GTA è un novellino in confronto. Ed è stranissimo che abbia superato qualsiasi controllo della censura all'epoca. Facciamo vedere, tanto per far Assolutamente. vedere cosa c'è nel primo schermo. Perché la particolarità è il fatto di sparare addosso a esseri umani fondamentalmente inermi. Inermi, esatto, legati in una camera di tortura. Eccolo qua. Tipo. Come vedete, gli schiacciamo la testa finché non esplode, che gli tagliamo la testa a questa. Questo qua gli spappoliamo tutto il corpo, Cranili crani messi in sparsi. giro, sparsi. L'obiettivo era quello di fare più punti possibili nel minor tempo, così da avanzarne e averne un po' di più per lo schema successivo. Adesso ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato lo Anche schema. il secondo livello non scherza, eh. Secondo livello, vi facciamo vedere un'altra fase di violenza gratuita nel secondo livello, perché anche questo è di una crudeltà pazzesca. Eccolo qua che arriva. Come vedete ci sono Ah, la cosa più simpatica è questa, però aspetta. quella di buttare giù l'omino e c'è il coccodrillo che gli mangia le gambe. Fantastico. Io avevo 10 anni che giocavo a questo gioco. Sì, 86, io ne avevo 14. Quindi pensate un po' voi. Quindi dove la manina segnava poi di sparare, se voi lo prendevate nel tempo stabilito, Era un avevate bonus. più punti. Come vedete adesso mancano 13, 12 spari, colpi a segno. Là c'è una chiave che se vuoi prenderla non mi ricordo più cosa No, succede. già ho sparato. Devo ammazzare il tizio che appena appare lì. Due. Ma che hai solo due colpi. Preso. Alla grande. E c'erano quattro schermi in tutto. Adesso c'è un corridoio che è molto difficile, di un castello dove si prendono Sì, fantasmi, fantasmini, e e poi poi c'è il c'era. cimitero. Sì, al di fuori del castello. Però questi due primi schermi erano i più tosti, veramente. O no? Divertente? Sì, molto. Comunque alla Fiera di Vicenza, se venite a trovarci, potrete giocare e provare questo gioco splendido, perché sfido chiunque a dire che non sia stato nei ricordi della sala giochi quando andavamo appunto a giocarci nell'86-87. Marco Mirabelli diceva, Marabelli, scusa Marco, diceva che voleva venirlo a provare. Questa perché non l'aveva mai visto originale ultimamente. Questa, Marco, è l'occasione per venire a trovarci a Vicenza. Spero che sarete in tanti a venirci a trovare. Vi aspettiamo. Siamo io e Federico e ci vediamo sabato e domenica. Tanto finiamo di fare tutto Tanto questo. finiamo di caricare il camion. Ah, ma ce l'hai fatta? Vediamo l'ultimo schermo. Ok. Dai, vediamo l'ultimo, così vi facciamo vedere tutti e quattro i schermi. I livelli, scusate, io sono abituato a parlare come avevo quando avevo 10 anni. Alla fine c'è un livello bonus. Eccolo qua. Addirittura, non ci credo, non me lo ricordavo questo. Via la testa. È fantastico, fantastico sto gioco. È fantastico. Hai preso addirittura il. E questo andava avanti in 30 Se. Altri 22, dai, le mani. 19, 18. Sei bravissimo, Sì. Però la donna nuda era fantastica. Non me la ricordavo, a parte che era da poco che. Ma ce l'hai fatta, ma chi sei?
Si vede che sei un militare. E adesso c'era lo schermo bonus. Sì, perché tu alla fine vedi, praticamente se bisognava colpire dei punti in particolare all'interno di un livello in modo da scoprire l'immagine. Ah, giusto. Qui. Praticamente devo ricominciare fino a che non riesco a sbloccare il livello. Sbloccate lì e accedo al livello bonus e finisce il gioco. Bene ragazzi, vi aspettiamo. Ciao da Antonio e da Federico. Ciao ciao.